E si parla di cibo, di prelibatezze, e Sara ed io non potevamo, essendo molto golosi e buone forchette, non incontrare insieme lo chef Francisca Re, benvenuto. Benvenuto. Buonasera. Grazie. Come noi stiamo già mangiando con gli occhi, questo diciamo. Senta, magari prima di dare qualche consiglio, come avevo accennato poc'anzi, per il pranzo di Pasqua, magari conosciamola meglio. Lei, se non ho capito male, è francese, giusto? Sì, io sono francese della Champagne, la città di Troyes, e ho cominciato la mia passione della cucina a 14 anni a lavare le padelle nelle cucine per vedere. E ho cominciato a fare il mio apprendista. E dopo le cose sono partite così, e all'età di 18 anni sono partiti per fare il mio servizio militare in Africa. E da questo momento ho deciso di viaggiare, di vedere tutto il mondo. Era la mia passione con la cucina e i viaggi. Ho fatto tutti e due insieme. E adesso sono qui. Qual è la sua specialità allora? Quando lei ha iniziato, tutti noi abbiamo un piatto forte, ce l'hanno anche i bimbi, ecco. Lei aveva un suo piatto forte? Ma ho cominciato con i dolci, ma alla fine ho fatto la cucina. Quindi in giro per il mondo, prima mi diceva dietro le quinte che ha lavorato anche, penso sarà per la Queen Elizabeth II. Sì, sì, ho fatto quindi un'esperienza anche in grandi, insomma, sì, navi. Sì, ho fatto la mia esperienza nelle alberghi internazionali, in Sudafrica, in Kenya, in Polonia. E sulle navi ho fatto il giro del mondo, le Caraibi, ho fatto un po' di lavoro in India, in Qatar anche, ho preso un po' di tutti i gusti, tutte le cose che mi piace. Insomma, tutti i gusti e tutte cose che poi penso ha portato e hanno arricchito la sua esperienza culinaria. Sì, sì, e poi è arrivato a Lugano. Cosa l'ha portata qui? E adesso qui è fermo dopo di anni, ha viaggiato. Ma la ditta, ho lavorato per una ditta italiana per 13 anni e avevamo le uffici qui a Lugano. E ho lavorato con loro e dopo due anni fa, quando ho visto l'opportunità con il ristorante, abbiamo deciso di fare il jump. Ristorante di famiglia, siete tutti coinvolti. Lei ha portato, e si sente il profumo che purtroppo non passa attraverso la televisione, possiamo definirle le sue specialità di oggi, visto che abbiamo parlato di quelle di ieri, che erano i dolci. Ci spiega allora che cosa ci ha portato? Poi daremo i consigli per la prima è la truffe de foie gras. Ecco, già truffe de foie gras. Beh, spieghi. Questo c'è dentro il foie gras? Sì, sì, no. Dentro il foie gras con il cacao amaro. Ma questa è... Con la chutney di prugne all'armagnac. So, la chutney è indiano, mm-hmm. Con garam masala, ginzero, e con il foie gras e le brioche che ho fatto io al ristorante, al burro, la brioche francese. Che però non ci sono oggi. No. Chi le ha mangiate? Il bimbo? Sì. Forse. La moglie? No. Tutti i gusti nella bocca, ha fatto un'esperienza. Non è simpatico veramente provarlo adesso qua, però le proveremo, le assicuro dopo che più tardi le proviamo. Mentre lì, esatto. Qui è una rosa di capesante, una capesante fresco, e faccio una vinaigrette con le frutti di passione, un po' di limone, sale, un po' di d'olio di oliva. Ho lasciato marinato le capesante dentro per 5 minuti, e dopo le taglio. E sulla base di guacame, è un'alga giapponese. Ah, sì, guacame. Con il profumo un po'
le spezie, con la, la, la salsa di frutti di passione, ho fatto una balancia nel, nel succo e con un po' di punto di caviar o sietre. Bisogna avere tanta fantasia. Sì, tanta fantasia si mangia con gli occhi, ma penso che lo mangeremo. Senta, abbiamo ancora pochissimi minuti. Un consiglio per il pranzo di Pasqua, ai nostri telespettatori. Dallo chef, Francesca, certo, che cosa, una cosa non troppo elaborata, magari semplice da fare a casa. Ma per, la, per Pasqua, anche per noi, l'agnello. Mm-hmm. L'agnello, so, è una ricetta facile, che prende poco tempo, con una lombata d'agnello, direi una lombata d'agnello per due persone, fatto nella padella. Dopo un po' di moutarde di Dijon francese. Ah sì, la senape di Dijon, sì. E ho fatto una, una panure con la panne, la champure. Panatura, no? Sì. La champure con un po' di olio di oliva, un po' di erbe come rosmarino, timo. Ho fatto come una crosta, mm-hmm, sopra la, l'agnello. E l'ho messo nel forno per... noi lo mangiamo rosso, so, direi 8 minuti a 180. Ah, quindi anche veloce. Veloce. No, è molto veloce, è molto veloce. Ah, quindi Gianfranco. Al sangue. Sì, sì, al sangue, al sangue. Beh, 8 minuti, fantastico. È il tempo giusto per arrivare al telegiornale, praticamente. Dolce, un dolce, senza dare la ricetta, con cosa lo possiamo accompagnare? Che dolce possiamo... Ma un dolce molto leggero, una panna cotta di mango, con un mango fresco, nel frullatore. No, lo... Per me la panna cotta ho messo metà latte, metà panna intera, con un po' di gelatina. Fantastico. Un quarto d'ora. Io non so dopo... chi presenta il news questa sera, Gianfranco, se ci diamo da fare arriviamo col menu di Pasqua e siamo pronti. Testare. Noi ringraziamo davvero tantissimo Francesca Re del ristorante Al Portone per esserci venuto a trovare. Grazie, io Sara. Io mi sono infiltrata perché dovevo. Vabbè, ma insomma, penso che ne valeva la pena, no? Certamente sì, caro Gianfranco. Noi ringraziamo tutti i telespettatori per averci seguito. Domani non ci siamo perché insomma iniziano le vacanze e ci rivediamo dopo Pasqua, insomma lunedì 28 aprile. Buona Pasqua a tutti. Auguri. Ciao, auguri.